Guardi, io quando avevo appunto avevo scritto la lettera, noi siamo stati l'unico paese a scrivere una lettera dicendo alla Commissione che l'autorizzavamo a portarla con accordo IUE, avevo detto che il Parlamento della Vallonia, ho fatto un esempio, avrebbe potuto bocciare. Ora non so se ho portato sfortuna oppure sono stato preveggente. Il fatto è che oggi la situazione è davvero imprevedibile. È davvero imprevedibile, per cui si potrebbe davvero manifestare il caso in cui noi bocciamo un accordo che abbiamo negoziato per 8 anni, riaperto, richiuso, eccetera, eccetera, per il Parlamento vallone. Questa è una cosa che è per l'Europa e per chi crede nell'Europa una cosa abbastanza, insomma, tragica, direi. Aggiungo un punto che nel pezzo di opinione pubblica, per fortuna almeno in Italia, è passata l'idea che l'approvazione da parte del Parlamento europeo non sia un'approvazione democratica di un trattato. E questa la dice lunga sugli europeismi a giorni alterni, perché quando si sostiene che l'approvazione da parte del Parlamento europeo, che è necessaria in ogni caso, sia nel processo EU-only sia in quello misto, non è necessaria e non è, pardon, democratica, beh, si mette in dubbio tutta la costruzione europea. L'Italia in questo caso è stata, nei fatti, il paese più europeista.